Italia-Svezia femminile a Castel di Sangro lo scorso 26 settembre si è conclusa con la sconfitta delle azzurre, ma la partita dell'indignazione, si potrebbe dire, della Nation League continua. Al centro lo stadio Pattini, che ha ricevuto qualche critica, ma mentre le parole dell'italiana Cristiana Girelli non hanno fatto troppo rumore, quelle della svedese del Milan Aslani, ho visto più animali che persone qui, continuano a produrre fischi. Parole offensive di una comunità che non è solo quella di Castel di Sangro, dell'intera regione, che ha sostanzialmente conquistato un primato sul piano dell'ospitalità, anche con l'ospitalità calcistica. Non ci hanno mai contestato nulla a tal riguardo, sono venute decine di club importanti, squadre dall'Inter al Giappone e quant'altro, in nessun caso c'è stato contestato nulla in tal senso, nemmeno la presunta distanza dagli aeroporti, che comunque un'ora da Pescara e da Napoli, quindi in ogni caso anche questa appartiene un po' al novero del pretesto. Credo che fondamentalmente il nostro impegno si è distinto sul piano nazionale e internazionale, da ultimo con la stagione del ritiro del Napoli, quindi possiamo che rimandare al mittente questo tipo di accuse, ma forse avrebbe fatto bene a rivelare qual era la vera ragione della contestazione. Il commento della Aslani non ha lasciato indifferente nemmeno il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gravina, che ha rimarcato una totale mancanza di rispetto, anche perché l'Italia ha diritto di scegliere le sedi. E qual è la vera ragione? Ma io credo che nulla a che vedere con lo stadio Teofilo Pedini, con la città di Castel di Sangro, con l'Abruzzo, probabilmente i destinatari della critica erano altri, comunque immeritatamente, perché la FIGC ha un rapporto di riguardo con tutti gli stati italiani, con tutte le località, ha sicuramente eletto il nostro sito a centro federale per qualche ragione che tutti riconoscono, per essere uno stadio all'altezza del compito.